Trovarci a Milano per parlare dell'immobiliare è già un momento importante, è una città che ha fatto molto bene negli ultimi anni e che ha una crescita che sembra senza fine. Trovarsi a parlare del mercato di alta gamma, quello che viene chiamato il mercato degli immobili di lusso, vale ancora di più. Innanzitutto perché Milano raccoglie non solo tanta offerta, ma anche la maggior parte delle transazioni. Un terzo delle transazioni del mercato di lusso in Italia vengono fatte in questa città, che ne dimostra la dinamicità, il valore del mercato. Però è anche vero che all'orizzonte si creano un po' di criticità. E il successo di questi anni ha portato il mercato a essere a un prezzo molto alto, che quindi lo rende meno accessibile. Lo stesso immobile dell'alta gamma, i pezzi migliori sono stati assorbiti dal mercato, quindi ritornano sul mercato tagli tipicamente un po' più piccoli, ma proporzionalmente molto più costosi. E vediamo nell'inizio del 2023 dei primi segnali di rallentamento. Ovviamente diventano importanti occasioni come oggi per riflettere sopra le tendenze del mercato. Con piacere partecipo all'evento di oggi organizzato da Re4Com e Immobiliare.com, nel quale mi è stato chiesto di dare uno sguardo a quello che è stato l'andamento del mercato immobiliare corporate e alle possibilità nel 2023 e nei prossimi anni. Un mercato che, con tutte le difficoltà degli anni passati, riesce ad avere dei buoni andamenti e dei buoni risultati e che negli anni prossimi vedrà la possibilità di lavorare in un ambito che è quello soprattutto delle città metropolitane italiane e anche dei territori, diciamo, più sviluppati e più dinamici, all'interno dell'ambito di un grandissimo tema che è la rigenerazione, per il quale il mercato corporate è un elemento fondamentale di sviluppo. Io rappresento Euroansa, che insomma è una società di mediazione creditizia leader nel settore a livello italiano. E ha questa partnership con l'immobiliare.com e partecipa molto volentieri agli eventi e ai lab. Sono eventi molto importanti per chiaramente condividere quelle che sono i vari punti di vista del settore e chiaramente la direzione, no, che il mercato può andare a prendere. Oggi andiamo ad approfondire il mercato corporate e il luxury, che rappresentano chiaramente un mercato di forte interesse per Euroansa, su cui insomma sta investendo, partecipa molto volentieri a questo evento e mette a disposizione i propri servizi per tutte le agenzie immobiliari e insomma, per tutti i partner interessati. Grazie. Buonasera, sono Giovanna Illacondoco, founder di Milano Notai, uno studio notarile associato che ha sede nel Palazzo Poldi Pezzoli in via Manzoni a Milano. Oggi, in ospite dell'immobiliare.com, ho affrontato quelle che possono essere le attività congiunte in un virtuale percorso virtuoso di collaborazione tra agenti immobiliari e notaio. In particolare ritengo che, essendo l'agente immobiliare la persona che ha il primo e il più stretto contatto con il cliente acquirente di un immobile, possa raccogliere la documentazione nel miglior modo possibile per aiutare nella trattativa e aiutare anche nella trattativa finale dinanzi al notaio. E proprio l'agente immobiliare può essere anche quello che raccoglie le esigenze di chi compra casa, in particolare cercando di capire anche come poter gestire la sistemazione dell'asset immobile nell'ambito della propria famiglia. Grazie per la possibilità del confronto con gli agenti immobiliari di immobiliare.com. È sempre un piacere essere ospiti degli eventi organizzati dall'immobiliare.com, quest'oggi nella vetrina milanese per approfondire il mercato del lusso e corporate. Grazie sempre per l'invito. Oggi siamo qui come Udomus per portare il nostro contributo, come in tutti gli altri eventi, e auguro a tutti insomma una buona partecipazione. Grazie. Ringrazio Immobiliare.com per averci invitato a questo importante evento che riguarda il corporate, riguarda il luxury, riguarda in generale l'immobiliare. Sono Paolo Bertini,
sono Key Account e Business Development Manager di ArpaCEAS, che è una realtà che è nata più di 30 anni fa e che ha come missione quella di digitalizzare in generale il settore delle costruzioni, quindi attraverso tecnologie software, hardware e anche consulenza, dato che insomma digitalizzazione, innovazione digitale in genere ha a che fare con i processi e quindi è una, come dire, un intervento sulla metodologia di lavoro oltre che sulle tecnologie. E quindi ritengo molto importante che anche in questo ambito si tratti questo tema molto caldo, molto, come dire, orientato all'efficienza del settore. Buongiorno, sono Edoardo Ribichesu di Casavo. In Casavo mi occupo di tutta la divisione partnership e relazioni con le agenzie immobiliari. Sono molto felice di essere qui oggi, ho accettato molto volentieri l'invito dell'immobiliare.com a questa serie di eventi Spazio iLab, perché sono un momento di incontro veramente importante, un momento di divulgazione, di condivisione, di scambio di informazioni, conoscenze, idee e nozioni sul settore immobiliare. Oggi parleremo di Luxury and Corporate, due temi estremamente importanti e due nicchie sulla quale ogni agente immobiliare dovrebbe, a mio modo di vedere, avere non una specializzazione ma almeno delle indicazioni di base, almeno delle nozioni di base utili per poter servire al meglio i propri clienti. Quindi grazie ancora all'immobiliare.com per questo invito, credo che siano degli eventi davvero davvero utili per tutta la categoria. Grazie ancora. Ringrazio innanzitutto immobiliare.com e Re4Com per avermi invitato oggi a questo evento importante con nomi prestigiosi nel campo del real estate. Io sostanzialmente mi occupo di operazioni immobiliari, soprattutto in Italia, ed in particolare mi occupo di tokenizzazioni di operazioni immobiliari. E oggi sono qui per presentare forse uno dei primi casi in Italia e in Svizzera che ha ad oggetto un immobile a Courmayeur, un immobile nella fascia lusso che stiamo ristrutturando e che vogliamo tokenizzare su una piattaforma che si chiama European Digital Asset Exchange, della cui piattaforma io sono anche amministratore e fondatore. Questa piattaforma è una delle prime in Europa ad avere la possibilità di un mercato secondario dei token immobiliari. L'operazione prevede una struttura societaria con un veicolo svizzero che avrà le sue azioni tokenizzate, un veicolo italiano, un SRL immobiliare che poi condurrà l'operazione. Il progetto sostanzialmente è già partito, abbiamo già venduto praticamente la metà degli immobili in prevendita e abbiamo raccolto ormai quasi tutto il capitale, quindi siamo pronti poi a lanciarlo anche sulla piattaforma con probabilmente una piccola raccolta pubblica che verrà fatta e poi appunto l'apertura di questo secondario anche in base poi al numero degli investitori che avremo. L'idea che stiamo portando è quella di creare un nuovo modello di investimento nel campo dell'immobiliare, quindi abbiamo già pronti altri progetti sia su Courmayeur sia un progetto interessante su Cortina in vista delle Olimpiadi, in cui appunto vorremmo utilizzare un modello simile a questo. Spazio Lab dedicato al settore del luxury e del corporate. Oggi a Milano abbiamo avuto una grandissima giornata, accompagnati da 100 operatori del mercato, insomma del settore immobiliare, che rappresentano il mercato immobiliare e anche creditizio. Ospiti di settore importanti e grosse novità come Scenari Immobiliari, come Studio Milano Notai, come ArpaCEAS. Abbiamo toccato tanti argomenti che spaziano dal mondo appunto del corporate al mondo del luxury. Abbiamo abbracciato con questi interventi molto significativi tematiche importanti che riguardano quello che oggi il mercato ci richiede. Noi dell'immobiliare.com volevamo insomma ringraziare tutti, veramente abbiamo avuto una ampia partecipazione oggi, volevamo ringraziare tutte le partnership che hanno reso possibile la realizzazione anche di questo Spazio Lab. Vi ricordo che i prossimi appuntamenti ci vedranno protagonisti in altre due piazze molto importanti dell'Italia, come Roma e come Padova, nella seconda parte appunto dell'anno, dove avremo anche in questo caso tante novità.
Non mi resta che ringraziarvi, augurarvi insomma una splendida serata e insomma ci vediamo ai prossimi appuntamenti dello Spazio Lab. Stare insieme fa la differenza con l'immobiliare.com.